va ora in onda Partiture d'Europa, itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudio Martini. Al microfono Laura Guarnieri. Buon pomeriggio. Il nostro viaggio per le capitali musicali d'Europa riprende oggi con la visita a Granada, una delle più fascinose città dell'Andalusia nel sud della Spagna. Essa fu l'ultima capitale del Regno Moro in Spagna e fu conquistata dai re cattolici il 2 gennaio 1492. Vi troveremo come costante il sommarsi dell'influsso arabo e di quello europeo, in un mix originalissimo che ha dato all'umanità tesori incalcolabili di bellezza, come nella celebre Alhambra. L'ottimo Jordi Savall, che da anni studia le radici antiche e condivise della musica mediterranea, ha pubblicato un bell'album che si chiama appunto Granada e che ci dà uno spaccato dello splendore culturale del Regno di Granada, allora detto Al-Andalus, dall'anno 1000 al 1500. Eccone un esempio, una Moaxaha, canzone d'arte musulmana dell'epoca degli Almoravidi, dal titolo Billa di Ashkar Minna Adabi Lama. Con Savall ascoltiamo Driss el Malumi al-Lud e la voce della brava Vaed Bouassoun. Thank you.
رجل معي عندما عندما رب من غير سماء وعلى صدري يمنى يفهم أجدر الماء بإخفائه الذي أسكر من عالم لنا كل كأس والبسيم وحمى الذي طبح على جفنيك بما سجد السحر Era un esempio di musica del periodo della dominazione mora di Granada, eseguita da Driss El Malumi, Vaid Muassun e gli ensemble di Jordi Savall. Con la Riconquista cattolica nacque la Grande Cattedrale, una delle più importanti di Spagna, e vi si praticò musica ispirata inizialmente a quella del tardo Medioevo e al canto gregoriano. Successivamente trovò spazio alla polifonia e si eseguirono messe di autori importanti come Josquin des Prez. La cattedrale aveva gli organi più grandiosi di tutta la Spagna e divenne centro attrattivo di tutti i grandi maestri di cappella e dei massimi virtuosi d'organo. Tra questi merita citare Luis de Aranda, che a cavallo tra 5 e 600 fu uno degli animatori della vita musicale in città, prima come cantore e direttore del coro, poi come organista della Cappella Reale di Granada. Ascoltiamo Quomodo sedet sola, da Pro defunctis. Thank you.
Il coro del Queen's College di Oxford, diretto da Owen Rees, ha eseguito Quomodo sedet sola da Pro Defunctis di Luis de Aranda. A Granada, oltre alla cattedrale, molte altre chiese ebbero una ricca vita musicale, e tra esse spicca la Cappella Reale. Fondata come Pantheon dei Re Cattolici e concepita come una delle cappelle della cattedrale, si conquistò ben presto una vita indipendente. Tra i suoi maestri vi furono alcuni tra i più illustri musicisti di Spagna. Possiamo citare Rodrigo de Ceballos, uno dei più esimi polifonisti iberici del Cinquecento, e poi di Antonio Caballero e di Francisco Fernández Palero, uno dei fondatori della scuola organistica andalusa. Uno dei brani più noti di Ceballos, che resse la Cappella Reale di Granada dal 1561 al 1581, è questo Hortus Conclusus, che ascoltiamo dall'ensemble Stile Antico. Thank you.
Rodrigo de Ceballos, Hortus Conclusus, nell'interpretazione di Stile Antico. Una delle massime glorie musicali della città di Granada fu Luis de Narváez, compositore vissuto nella prima metà del Cinquecento, autore di molta polifonia vocale e di qualche musica per vihuela, uno strumento a corde pizzicate simile alla moderna chitarra, ma accordato come un liuto. Egli è oggi noto soprattutto per queste musiche strumentali e in particolare per i 6 libri del Delfino, volumi di intavolatura pubblicati a Valladolid nel 1538. Questa raccolta comprende un notevole numero di fantasie sul modello italiano, romanze, viansicos e variazioni su canzoni già familiari ai suoi ascoltatori. Ancora oggi si pubblicano molte incisioni dei suoi 6 libri e una di queste è del liutista Lex Eisenhardt. Dal libro quarto, Differencias sobre el himno o Gloriosa Domina. Thank you.
l'ex Eisenhart a liuto in un brano dal libro quarto dei sei libri del Delfino di Louis de Nervais. Tra fine Settecento e Ottocento, anche a Granada si impose l'opera lirica e soprattutto quella italiana. All'inizio anche gli interpreti erano tutti italiani. Poi cominciarono ad esibirsi anche cantanti spagnoli e nacquero compagnie formate esclusivamente da spagnoli. L'importanza dell'opera era così grande che nel 1810 fu costruito il Teatro del Campiglio, che ospitava anche rappresentazioni di prosa. Nel secondo Ottocento però l'importanza dell'opera diminuì ed essa lasciò spazio alla zarzuela. Molte di queste ultime avevano Granada anche come argomento, come scenario, come ispirazione. Ho messo in scaletta questa divertente Niñas Cea Vender Flores Vais a Granada, tratta da Los Diamantes de la Corona, musica di Francisco Asenjo Barbieri, sul libretto di Francisco Camprodon. Niñas que a vender flores vais a Granada, vais a Granada. No lo paséis por las sierras de la Alpujarra, de la Alpujarra. Que no veo claro. Ahora lo verás. Tampoco así lo veo, ni lo veré jamás. Yo quisiera verme fuera. Esto huele a ratonera. Cuando salga, Dios me valga. No me alcanza ni un lebrel. No sabe si ella, de verme ella, es de ella, de verme ella. Y cuando salga, se los me valga, no le alcanza ni un lebrel. Casa de un ministro, de cual campo mayor.
el de justicia, el mismo. Celebro la ocasión. Desde que entramos en casa de ese bárbaro, se me figura que todo huele a cáñamo, pues al verme solo e inerme entre tanta sociedad, Rebolledo tiene miedo de primera calidad. Rebolledo tiene miedo de primera calidad. Me brindo a ser el vive de los obstáculos que han seguido. Dalla Zarzuela, Los Diamantes de la Corona di Francisco Asenjo Barbieri, era Niñas Cea Vender Flores Vais a Granada. Il coro Cantores de Madrid e la Grand Orchestra Sinfonica erano diretti da Ataulfo Argenta. A Granada stabilì il suo domicilio per molti anni uno dei massimi compositori spagnoli di sempre, ossia Manuel de Falla. Fu esattamente dal 1921 al 1939, dopo i due fecondi periodi parigino e madrileno. A Granada egli scrisse alcune opere importanti, come il brano cameristico Psiche, l'opera per marionette El retablo de Maese Pedro e soprattutto il concerto per clavicembalo e cinque strumenti, composto avendo in mente la maestria di Wanda Landowska. In questo lavoro il folklore veniva rivisitato attraverso una lente deformata e si colorava così in modo originale tutta la Spagna archetipica, dalla corrida alle serie dei vizi e delle tradizioni, dalle feste all'incantesimo delle notti. Il tutto scritto in un linguaggio moderno ed elaborato. Ve ne propongo adesso il secondo movimento, lento, con John Constable al clavicembalo. Thank you.
Abbiamo ascoltato il lento tratto dal concerto per clavicembalo, flauto, oboe, clarinetto, violino e violoncello, solista John Constable. Nel giugno 1922, De Faglia organizzò a Granada, con il grande sostegno di Federico García Lorca, uno storico evento culturale e musicale, il concorso di Cante Hondo, ossia una festa di musiche, canzoni e danza flamenco. La due giorni di spettacoli si svolse all'Alhambra, all'aperto, e segnò la ripresa di interesse degli intellettuali, della critica e del pubblico verso il flamenco, in quel tempo entrato in un periodo di decadenza. De Faglia riconosceva nel flamenco una forma d'arte di grande bellezza ed energia, ed aveva dedicato anni a studiarne la profondità e per molti versi la classicità. Quell'evento andrebbe riletto e rivissuto ancora oggi, per il successo che ebbe e per il significato liberatorio che assunse. Ve ne propongo un momento autentico, i due brani eseguiti allora da Tomás Pavón, uno dei cantores gitani più grandi di sempre, Media Granadina e Fantaguillos. Thank you.
studioso leale, e quando mi habla de amore. Como yo quise a mi madre, que como quiera que yo te quiera, y como yo quise a mi madre, y es como alcanza la luna, y muere teniendo a millares, y madre, nada más que una. Erano i due brani cantati da Tomás Pavón al concorso di Cante Hondo del 1922, Media Granadina e Fandanguillos. Per quanto Granada abbia una storia musicale millenaria, essa ha mostrato anche nel Novecento una grande vivacità e la capacità di promuovere musicisti interessanti. Uno di questi è Ángel Barrios, chitarrista, pianista e compositore nato a Granada nel 1882, figlio di un artista flamenco noto come El Polinaro. Molti dei suoi lavori sono espressamente ispirati alla città natale, come questa Amanecer a Granada, Alba a Granada, che ascoltiamo dal pianista Juan Carlos Gravaio.
di Ángel Barrios era Amanecer en Granada. Al pianoforte Juan Carlos Garvaio. A Granada nacque nel 1934 anche Antonio Ruiz Pipo, allievo di Alicia de la Rocha e Salvador Bacarisse. Spese gran parte della sua vita tra Francia e Spagna e fu virtuoso sia del pianoforte sia della chitarra. La sua musica, consistentemente tonale, era assai sofisticata nel trattamento e nell'armonizzazione del materiale tematico e ben contrastata nei colori e nelle atmosfere. Gustiamoci, per concludere, questa evocativa Estancias con Narciso Yepes alla chitarra. Thank you.
Abbiamo concluso il nostro viaggio a Granada con il brano chitarristico Estancias di Antonio Ruiz Pipo, solista Narciso Yepes. Il nostro viaggio riprenderà il prossimo sabato 5 ottobre, sempre alle 15.40. Ci ritroveremo per la prima volta in una città italiana e precisamente a Bologna. Un cordiale a risentirci a tutte e a tutti. Abbiamo trasmesso Partiture d'Europa, itinerari nelle città della musica, ideazione e testi di Claudio Martini. Al microfono Laura Guarnieri. Thank you.